Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Apple Zain on Air. Oggi vi vorrei parlare di una notizia che molti siti internet hanno diffuso in questi giorni, ovvero che le applicazioni in background, quindi nel multitasking del nostro iPhone, non devono per forza essere rimosse perché non consumano memoria RAM e quindi non consumano batteria. Noi abbiamo postato un articolo che contraddiceva questa cosa, abbiamo ricevuto moltissime segnalazioni che dicono il contrario, ma noi siamo fermi sulla nostra posizione, anche perché ne abbiamo le prove, abbiamo postato molti video e i commenti dei nostri utenti hanno confermato quello che noi abbiamo detto, ma per far sì che anche gli altri siti internet e gli utenti ancora increduli che non credono a questa cosa si convincano, abbiamo deciso di fare questa piccola review. Anzi, farò io questa piccola review sia con un iPhone sia con un iPad, con un'applicazione che permette di visualizzare i processi attivi e quindi la RAM consumata effettivamente. Quindi più RAM ci sarà occupata sul nostro iPhone o sul nostro iPad, più saranno, quindi maggiori saranno i consumi della batteria sui nostri dispositivi. Quindi vi lascio alle piccole review, ci vediamo dopo. Allora ragazzi, come prima vi ho anticipato nella breve descrizione che vi ho fatto, inizieremo questo test sia con iPhone che con iPad, ma iniziamo subito con iPhone. Eccoci qui. Allora, iniziamo con iPhone. Utilizziamo l'applicazione P-Killer, quindi Process Killer, l'applicazione che ci permetterà di scoprire i processi attivi sul nostro iPhone e anche le modifiche che questi processi avranno, cioè aumento e diminuzione della RAM, eccetera, eccetera, che comporterà un aumento e una diminuzione della durata della batteria. Allora, iniziamo. Avviamo subito l'applicazione. Come potete ben vedere, in questo momento noi abbiamo le mail, l'applicazione P-Killer e mobile phone, come è normale che siano attivate. Come potete vedere, abbiamo super giù un 60 MB liberi di memoria RAM, mentre ce ne sono 57 in utilizzo insieme agli altri 100 e inattivi solo 36 MB. Ora andiamo noi ad utilizzare alcune nostre applicazioni. Apriamo Twitter, apriamo il meteo, apriamo mappe, apriamo App Store, apriamo Facebook, apriamo calendari, apriamo orologi e immagini. In questo momento, se noi andiamo a vedere, abbiamo tutte queste applicazioni in background. Noi ritorniamo sull'applicazione che avevamo prima e controlliamo i processi attivi. Come potete ben vedere, la memoria RAM è diminuita di molto, anzi, perché ci sono tutte queste applicazioni che rimangono aperte in multitasking, quindi in background. Se noi in questo momento, allora ci sono in questo momento 40 MB, 39 praticamente, andiamo a rimuovere 1, 2, 3, 4, 5 e aggiorniamo, come potete ben vedere la memoria disponibile è aumentata. Adesso andiamo a rimuovere anche mappe, meteo e Twitter e in automatico la memoria aumenterà ancora. Quindi questa è la prima prova che testimonia il fatto che le applicazioni, più ne apriamo in background, più memoria RAM occupiamo, quindi più batteria consumiamo. Andiamo a vedere come si comporta invece su iPad. Eccoci qui, andiamo a vedere subito con iPad come si comporta. Come al solito abbiamo l'applicazione che in questo momento ci segna 280 più o meno megabyte liberi, inattivi 25 MB, attivi 89 e sempre utilizzati sono 108 e non abbiamo praticamente nulla di aperto, solo le applicazioni standard più l'applicazione che stiamo usando per il monitoraggio. Andiamo subito ad aprire alcune applicazioni. Apriamo FaceTime, apriamo calendario, apriamo immagini, apriamo iBooks, apriamo YouTube, apriamo mappe, apriamo applicazione del meteo,
apriamo Blogger Plus, apriamo eBay e apriamo anche qui Facebook. Allora, tornando alla nostra applicazione, come possiamo ben vedere, la memoria RAM praticamente è dimezzata rispetto a quello che era prima in utilizzo e tutti i processi attivi che abbiamo aperto sono in quel momento, cioè in questo momento, disponibili. Ricordatevi, in questo momento ci sono 104 MB liberi. Andiamo a rimuovere 5 applicazioni dal background. Come possiamo vedere, 1, 2, 3, 4 e 5. Come potete vedere, la memoria RAM è aumentata a 209, 212, adesso è il tempo che si stabilizza. Andiamo a rimuovere le restanti applicazioni, 1, 2, 3, 4 e anch'esse 5. Adesso siamo arrivati a 244 MB, anzi 247. Quindi, con questa prova, sia su iPad e sia precedentemente sul nostro iPhone, vi abbiamo testimoniato come la memoria RAM venga sfruttata al massimo dalle applicazioni in background e quindi c'è necessità che voi rimuoviate comunque le applicazioni nel vostro multitasking perché più RAM è occupata sui nostri iDevice, più batteria andremo consumando. Io vi lascio con questo ultimo nostro appuntamento, ci vediamo al prossimo appuntamento, mettete un mi piace qui sotto, iscrivetevi qui sopra e commentate qui sotto. Ciao a tutti!